Ciao a tutti! Questo video è quello in cui decreto i vincitori della manche, della quinta manche del gioco The Pedata 4 Diet, che si svolge sul gruppo, vi metto il link del gruppo. Per la prima volta sto girando il video oggi, che è lunedì, il giorno in cui comincia la sesta manche, ma ho pensato di pubblicarlo domani. Perché? Perché l'ho già scritto, non voglio fare un video su questo perché non è mia competenza, insomma, però oggi per YouTube, secondo me, insomma, è una giornata un po' triste per via della faccenda di Miss Frizzantina 87 che è scomparsa. E quindi, insomma, senza dilungarmi troppo, questo è il motivo per il quale questo video sarà pubblicato in ritardo, perché non mi sembra il caso di stare qui a pubblicarne e preoccuparci di queste cose. Alla fine è soltanto un gioco. E quando succedono queste cose brutte, bruttissime, poi ti rendi conto che è tutto un po' stupido, insomma, è solo un gioco, sono tre body, è solo una dieta. Ti rendi conto che tutto sommato le cose importanti sono proprio delle altre. Quindi io avevo girato il video, quello in collaborazione con Valentina. Stavo per pubblicarlo quando mi sono resa conto di quello che era successo e ho deciso di girare comunque questo video per portarmi avanti perché io sinceramente domani non potrei neanche farlo. Però li pubblicherò entrambi domani. Spero che voi capiate. Cioè, mi sembra almeno un pensiero carino, ecco, un pensiero carino. Detto questo, passiamo a un argomento leggero, al gioco. Siete state bravissime. Io ho fatto schifo in questa manche e invece voi siete state proprio brave. E quindi vi faccio già da subito i miei complimenti perché nonostante sia prima di Natale, nonostante siano parecchi mesi che giochiamo e che quindi facciamo la dieta, cioè nonostante abbiate fatto certamente fatica, siete riuscite comunque a perdere peso. E quasi tutte le squadre hanno perso peso, soltanto una non ha perso peso, io faccio la media dei componenti, lo sapete, che è quella delle profiterole, mannaggia a voi, che ovviamente siete arrivate ultime. E quindi procedo subito con l'elencarvi la classifica. E questa volta abbiamo soltanto 12 squadre, lo sapete, perché abbiamo eliminato quella delle frullate, sono state ridistribuite. Quindi abbiamo detto 12° posto si sono classificate le profiterole, che hanno preso circa un etto a testa. Vabbè, capita, dai, la prossima manche andrà meglio. L'11° posto ci sono le meringhe, che hanno perso quasi mezzo chilo a testa in media. Hanno perso 0,4 kg, quindi 400 grammi a testa. Al 10° posto ci sono le pagnottelle hanno perso un pochino di più rispetto alle meringhe, quindi 0,42 kg a testa. Poi si classificano al 9° posto le amazzoni. Le amazzoni sono state brave, hanno perso già più di mezzo chilo a testa in media e sono a 0,58 kg a testa. Subito dopo, all'8° posto, vediamo, controllo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giusto, 8° posto, si sono classificate le insalate miste. Le insalate miste hanno perso 0,65 kg a testa, quindi più di 1 kg. Poi ci siamo noi, la deposeria, abbiamo perso 0,67 kg a testa. 0,67, considerando che ci sono stata io, brutto peso morto, che non solo non ho perso chili, ma rispetto alla settimana scorsa, cioè alla manche scorsa, ho mezzo chilo in più. Quindi scusate alle mie compagne e comunque complimenti perché siete state bravissime. Però ho fatto il calcolo, se io non avessi preso quel mezzo chilo, comunque non avremmo vinto. Quindi ci consoliamo in questo modo. E vabbè. Poi subito dopo ci sono le morositas al 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma scrivermelo no? Comunque al 6° posto. Le morositas hanno perso quasi 1 chilo a testa, 0,71, seguite subito dopo dalle ciocobanane che hanno perso 0,72 e dalle patatine che hanno perso 0,728, quindi leggermente di più. E sempre sul 0,7 ci sono le cookies che al 3° posto si classificano con 0,787 kg a testa. 0,787 significa che quasi sono 0,8 e quindi bravissime, quasi 1 kg. Al 2° posto, e qui
chiaramente capirete anche il primo posto. Al secondo posto si sono classificate le muffin. Le muffin sono state proprio brave perché hanno perso 0,95 kg a testa, quindi praticamente un chilo. E al primo posto l'unica squadra che ha vinto, che ha perso più di un chilo, sono le Vitasnella. Quindi complimenti alla seconda squadra, che è quella delle Vitasnella. E ora andiamo a vedere subito che ha perso 1 kg e 0,25 a testa. Chiaramente ho fatto la media. E questi sono gli esiti della manche. Ora andiamo a vedere le Vitasnella, quale delle Vitasnella vince il premio. E allora, le Vitasnella, abbiamo Sara che ha perso 300 grammi, Alessia, che non me l'ha ancora fatto sapere, Giulia che ha perso 1,1, quindi 1 kg e 100 grammi, Martina che ha perso 0,9, Erika che ha perso 1,5, Momo che non ha perso niente, Tania che ha perso 2,7, Gabriella che non ha perso niente e Roberta che ha perso 1,7. Quindi di questa squadra la vincitrice è Tania che ha perso 2,7 kg. Ora, visto che avevo detto così, premierò anche chi ha perso di più a prescindere dalle squadre, perché ci sono state delle persone che hanno perso veramente tanto. E un attimo solo che controllo. Allora, sono andata a controllare chi ha perso di più in tutte le squadre, a prescindere dalle squadre, e c'è una vincitrice indiscussa che è Marta delle Ciocobanane, e che fra l'altro faceva parte delle frullate, e Marta ha perso la bellezza di 4,3 kg. Partiva da un peso bello considerevole, però non era la più pesante di tutte, cioè ci sono molte ragazze che pesano molto di più di lei. Quindi ci sta il 4,3 kg, ci può stare visto il peso, e io mi fido di quello che dice. Se dice che ha perso 4,3 kg, per me li ha persi. Io mi auguro che voi non diciate, cioè che non mi prendiate in giro, perché non avrebbe troppo senso, dai. E visto che Marta ha perso di più rispetto alla vincitrice della manche, che abbiamo detto essere Tania, delle Vitasnella, direi che fra i premi che vi farò vedere nel prossimo video, perché non mi sono ancora arrivati i premi Elf che vi ho comprato, alla fine non avevate espresso una gran preferenza, quindi ho preso quello che secondo me poteva essere più carino. Quindi fra i due premi che vi farò vedere nel prossimo video, che registrerò quando mi arriva il pacco, Marta sceglierà quello che preferisce e l'altro andrà a Tania. E faccio i miei complimenti però inoltre anche a un'altra ragazza che fa parte delle Cookies, che ha perso una buona quantità di chili, che è Simona. Simona è stata pure brava perché ha perso 3,2 kg. Quindi faccio i complimenti anche a te. Mi spiace non avere premi per tutte quelle che hanno perso qualcosa, perché sarebbe carino poterlo fare, ma è fuori dalla mia portata. E quindi basta. Il computer mi si sta scaricando, è il caso di salvare. È il caso di salvare e di salutarvi. Vi mando un bacione. Scusate, questo video non voglio blatterare oltre perché non sono neanche troppo nel mood. Messaggi, computer, viva. E basta, vi saluto. Un bacione, complimenti ancora alla vincitrice, mandatemi il vostro indirizzo. Valeria, non mi sono dimenticata di te. Valeria è la vincitrice della scorsa manche. Oggi sono andata a spedire il tuo pacco. Perdono, questa storia della Sicilia mi ha bloccato completamente. Comunque l'ho spedito, giuro. E fammi sapere quando ti arriva. E basta. Bacione a tutti, ciao!